giorno? Buon venerdì. Allora, noi siamo sempre qui a Bruxelles, siamo appena usciti dall'hotel. Una cosa, allora, devo essere il mio vlog, però sì. Io voglio fare un vlog un po' più interessante. Oggi sarà sicuramente negozio, forse così, quindi lo faccio domani, sabato. Sì, nel domani canale. Andiamo a Bruges. Sì. Intanto c'è questo negozio, sì, che io voglio troppo entrarci. Vi facciamo sapere una cosa, allora, il selfie stick che abbiamo adesso, che stiamo utilizzando, l'abbiamo incontrato per terra, cioè l'abbiamo trovato alla stazione per terra, non era di nessuno e l'abbiamo preso. Gli occhiali che ho, trovati per terra, sempre a Roma, a fianco al mio motorino, c'era il motorino parcheggiato a fianco di questi occhiali, portati a casa, li ho puliti, disinfettati e così. Poi questo maglione l'ho trovato, non è vero? Credo che siano di femmina. O da bambino, secondo sono me, perché sono troppo piccoli. Però vabbè, siccome oggi è un po' nuvoloso, un po' così. Allora si è messo gli occhiali, giustamente. Sì. Ieri erano utili. Ieri sì. C'era tanto sole, io ce l'avevo e lui ce l'aveva. Vabbè. Ma ci prenderanno sicuramente in giro, diranno che siamo degli accattoni. Ma stavano lì, che dobbiamo fare? Lasciarli in terra e aspettare che altre persone si riprendano? No, no, vabbè. Li prendiamo noi, no? No, più che altro era notte, cioè abbiamo preso il motorino che era notte, quindi comunque la cosa più probabile, siccome era un parcheggio, era che qualcuno li schiacciava. Sì, infatti. Con la macchina. Anche io col motorino ero quasi schiacciati, quindi. E vabbè. Quindi oggi shopping. No, per prima cosa andiamo da Urban Outfitters, che sta proprio lì vicino all'albergo, vero amore? O no? Andiamo a fare un giro se vuoi. Davvero? Io volevo fare colazione. Anche io volevo fare colazione, però c'è la Starbucks, Starbucks è più lontano. Vabbè, ci andiamo dopo da Urban Outfitters, dai. Tanto è qua. E andiamo nella stradina dei negozi oggi. Comunque l'autunno belga è arrivato. Sì, mamma mia, ieri non dicevo altro che. Che caldo, quando arriva il freddo, quando arriva il freddo. E stamattina cioè, fa freschino, infatti c'ho freddo, io l'unica cosa che ho è questo maglioncino. Quindi speriamo bene, però vabbè. In caso mi compro qualcosa da Primark, tanto è sempre ben accetto. Perché quel signore c'ha il bicchiere di Starbucks? Perché l'ha preso lì. Ma lì è lontano? No, neanche tanto, due traverse. Vabbè, quindi andiamo da Starbucks perché ieri abbiamo visto che è uscito già. Ah, guarda, Carrefour è aperto finalmente. Ieri l'ho chiuso. Hanno messo il pumpkin spice latte. Quindi ce ne prendiamo uno. E poi lì di fronte c'è una pasticceria che mi piace un sacco, che si chiama Paul. Forse credo è francese, che sia, no? Credo che di sia Parigi, francese. Sì, ci prendiamo un bel pane al cioccolato. Sì. E quindi andiamo. Ecco qui, allora, sotto alla metro c'è Starbucks. E dov'era Paul? Dov'è Paul? No amore, ma Paul è dentro la metro, cavolo. No. Quindi non possiamo. Ma davvero? Sì. Vabbè, però possiamo. Ma c'è un altro Paul fuori. Possiamo andare in quello fuori. Pumpkin spice latte. Come c'è scritto, guarda. It's fun on the sì. Frappuccino e il latte caldo, che io prenderò quello perché fa freschino oggi. Lo prendiamo da portare via perché così fuori fa fresco. Ho visto che Starbucks qui è particolarmente vuoto. Sì, è anche particolarmente costoso, amore. Costa 5 euro, c'è tanto, eh. Vabbè, noi però lo prendiamo lo stesso perché è troppo buono. Poi prenderemo sicuramente anche questa tazza in questi giorni, visto che ce l'abbiamo sempre. Le tazze dei viaggi le prendiamo sempre. Mazza, guardate quella torta Oreo, che buona. Guarda che carina questa! Torta al pistacchio con i petali di fiori. Eccoci qui. Improvvisamente Cesar mi chiamo... l'ha preso. Sease. Guardate Cesar quanto preso siamo freddo. Diversi. Dove vabbè, sono? Ma... perché il pumpkin spice latte è una cosa invernale, quindi secondo me deve essere caldo. Però boh, adesso assaggio quello di Cesar, in caso la prossima volta me lo prendo freddo anch'io. Comunque adesso andiamo a cercare un altro Paul, perché questo qua era dentro la metro, non mi ricordavo. Però vabbè, ce n'era uno anche qua vicino, quindi... Attento amore, che fai cari? Com'è? Freddo. Non l'ho assaggiato ancora. Ma almeno non è pumpkin. Un latte ha detto ice latte, ti ricordi? Non ho detto pumpkin, assaggio? Non sa di pumpkin. Il mio sì? Ho assaggiato? Il mio sa di pumpkin. Ma io lo vado a dire allora. Ok. Gliel'hanno cambiato. C'era scritto pumpkin spice latte sul Mi ha fatto solo una cosa che si chiama latte, che è vabbè, solo un caffè. Cappuccino praticamente. Un caffè freddo con un po' di latte. Sarà sbagliato. Buono. Ho fatto bene a prenderlo caldo perché fa freddo.
m'ero dimenticata, dentro Starbucks faceva caldo e mi ero pentita di averlo preso caldo, però no, meglio. Allora, visto che Paul era praticamente vicino all'albergo, noi stiamo andando verso il centro, quindi non ci andava di tornare indietro, abbiamo provato a entrare da Marks & Spencer, che sta qui, per andare a prendere lì due cornetti, solo che non ci hanno voluto far entrare con i cappuccini, quindi sto aspettando Cesar fuori. Ho ordinato un panno cioccolato e sono sicura al 100% che lui uscirà con una di quelle sue girelle con l'uetta. Quanto ci scommettiamo? Ci scommetto un euro, vediamo, ti devo dare un euro. Avevo scommesso che ti saresti preso la girella quella là con l'uetta. Perché non l'hai presa? Oddio, sono tutta sporca di cioccolato. Perché c'era questo, che è buonissimo. Vabbè, ma anche la ti piace tanto, no? Vabbè, ho perso. Vabbè, continuiamo a camminare verso il centro con questo buonissimo pane e cioccolato. Allora, qua, questo è il Consiglio Europeo. Qua c'è una scultura figa, un tizio che sta dando un passo nel vuoto, guardate che figa. E questa è la Commissione Europea. Noi stiamo cercando di arrivare a quella porta che si vede in fondo. Che questa prima... super lì in fondo, sì, di là, di là. Siamo passati, abbiamo detto, oh, guarda, lì c'è la porta, quella ci manca, andiamo, è vicina. Invece c'era un'illusione ottica, sì. Sembrava vicina, ma perché è super lontana. Oddio. Là ci sono i lavori. Chiuso. Vabbè, comunque è molto bello, questo è il quartiere europeo. Sì. Vedi, te l'ho detto che usciva il sole, vedi? In questo momento. Sì. In questo momento. Perfetto. Guarda. Perfetto. Ta-da. Ecco, di nuovo ombra. No, perché c'è quel palazzo lì. Quindi vabbè, niente, continuiamo con la passeggiata, dai. Guardate che bel posto qua. C'è Francesca, abbiamo provato. Più perché da mezz'ora sì. Stiamo facendo foto saltando. Quindi abbiamo provato a fare le foto durante il salto. Però Francesca è una schiappa. Sono venute bene, quelle mie no. Vabbè, praticamente sotto di noi, oltre c'è al prato, strada. Sì, c'è una strada ed è figo. E dietro c'è quella porta lì. Pare un po' la porta di Brandeburgo, quella che sta in Berlino. Però è bello. Ma dove andiamo a fare shopping? E mo, oddio. Abbiamo questo fatto... selfie stick un po'. Poi è un po'. Un po' brutto, anche ci sono delle persone strane lì. Vabbè, andiamo. Allora, noi siamo entrati da Carrefour e guardate un po'. C'hanno tutti gli Oreo, i vari gusti, c'hanno tutti i Reese's. Caramello. C'è cioccolato. E guardate lì, i Pop Tarts, le cose. C'erano troppe cose buone in quel Carrefour, probabilmente compreremo un po' di cioccolati anche lì. C'erano le cioccolate allo speculos, che è quella crema spalmabile al biscotto, poi cioccolata allo zenzero, cioccolata alle spezie masala, tipo, boh, strane, vero amore? Stasera fa una foto alla fontana. E adesso ci stiamo dirigendo verso la strada dei negozi, così vediamo un po' di negozi e andiamo da Primark. Forse mi dovrò comprare un Kiwi perché sa che domani pioverà quando andremo a brunch, quindi mi servirà. Alla fine fa caldo oggi, anche se c'è un bel venticello freddo, quindi si sta meglio di ieri. Però sì, fa caldino, infatti mi sono tolta il maglione. E basta. Continuiamo a girare un altro po' adesso. Vuoi dire qualcosa? Che figa! Vediamo. Domani. Bella! Poi le metterò sul mio Instagram, quindi andate. Seguitelo, ovviamente. Seguitemi su Instagram. Che sei, Javier? Seguitemi su Instagram. Che buffo. Alcune di voi mi dicono sempre, il sorriso di Javier mi manca. Vabbè, dopo lo perché vedremo. Perché così... Allora, ecco, questa qui è la strada dei negozi. Come si chiama? Vabbè, comunque è questa. In questa strada ci dovrebbe essere Primark, quindi ora lo cerchiamo. È grandissima, sì, è tipo Via del Corso a Roma. Questo è il Marriott. Il Marriott. Sotto c'è il Mac. Andiamo a vedere se possiamo fare pipì al Mac, va?
Allora, ecco qua, ne abbiamo trovato Emma e Primark. Dove entriamo prima? Da Emma. C'è una fila assurda alla Wycon, perché apre oggi, cioè ha aperto oggi. Forse regalano cose, però non ci va di metterci in fila, c'è troppa fila. Troppa. Vabbè, entriamo un po' da Emma a vedere che cose per la casa carine hanno messo. Comunque stiamo andando adesso da New Look, perché ho visto che sta lì, è un negozio inglese che mi piace un sacco, quindi andiamo a vedere un po'. Bambino della pipì e oggi non lo so che cosa c'è, qualche festa scozzese, è vestito diverso, cioè, ci sono tutte persone che cantano, c'è una donna anche, maschi, quindi sono tipo scozzesi, non l'ho visto, eccoli, guarda, vieni, vediamo. Ah sì, è vero, sarà qualcosa o scozzese o irlandese, boh. Forse irlandese, perché hanno cose verdi. Ma sono tipo gli alpini, perché hanno dei capellini strani, guarda. Beh, noi volevamo fare la foto, pensavamo fosse nudo, quindi siamo tornati. Ma qui a quanto pare questo bambino ogni giorno si cambia di vestito, quindi boh, vediamo se dopo domani lo troviamo nudo, perché domani andiamo a Bruges, quindi non lo vedremo. Allora, noi ci siamo seduti. Oddio, vola il menù. Vicino al bambino lì. A prendere una birra. Le abbiamo chiesto tipo un aperitivino, che è un piatto del giorno con una salsiccia che dovrebbe essere famosa di qua, tanto Cesar fa le foto, e dei formaggi. E poi che altro c'è? Una salsiccia, formaggio e pane. Ah, ok. È tipo un piatto di aperitivo del giorno. Ma no, forse sta arrivando. Sì, vediamo un po'. Ah, ma è un salame. È un salame. E mo? E mo ce la mangiamo. Va bene, buono. Quello è tipo camembert. Le due cose che non mi piacciono. Sì, esattamente. Vabbè, tu ti mangi il pane, io mi mangio questo. Ok? Allora ecco perché non abbiamo trovato i hot dog, amore. Perché... evidentemente qua la salsiccia quella là intendo nel salame. Sono giorni, cioè da due giorni che siamo arrivati e che cerchiamo posti che vendono tipo hot dog, perché noi avevamo capito che il tipico di qua era sausage, quindi era il coso, la salsiccia, invece sono i salami, ecco perché. Vabbè, buono uguale. Noi siamo dentro l'ascensore. Sì. In realtà siamo arrivati fino a sopra, dove c'è il nostro albergo. Poi ci siamo ripresi dall'ascensore, quindi vogliamo fare. Guarda, è un po' rovinato, che c'è. Ah, sì. Però è bello tutta la vista. Sì, è abbastanza panoramico. Vediamo un po'. Scendiamo. Ah, non si sente
niente, niente di... No, non c'è ascensore. Pensavo che fosse tipo montagna russa. Ma ti pare. Che bello che è. Ok, noi rimaniamo qua così risaliamo. La gente ci guarda molto stranamente. Are you guys vloggers? Yes. Oh, me too. Ok, c'era tipo una ragazza spagnola che faceva anche lei i vlog. Ce l'ha chiesto. Qua ci sono i tizi che mettono anche le bici. Qui c'è il palazzo di giustizia. Sì, non c'è detto il nome, niente. Se ne accettano subito andata via. Comunque, qua ci sono i palazzi, le casette. Carino. Dai, domani dobbiamo andare a Bruges, però lunedì, scendiamo domenica, scendiamo. Andiamo a passeggiare qua, sì. Scendiamo da qua e cerchiamo di arrivare al centro. Anche perché queste casette qua sono molto belle, molto moderne, sì. Quindi quella l'abbiamo vista l'altro giorno, l'abbiamo scoperto. Questa qua è una scuola elementare, questa qui. Sì, quella che abbiamo visto l'altro giorno. Ecco, guardate, guardate, queste sono le aule, queste qua. E quella signora lì nella finestra ha messo quelle piantine lì fuori. Lì. Cioè, lei, oddio, lei intende qui. Ah, ok. Comunque Francia è un po' ubriaca per quella birra che ci siamo bevuti. No, è che non vedo bene, la macchina è già piccola. C'è un sacco, qui a Bruxelles c'è un sacco di street art, sì, tipo questi così qua. Belle ho fatto foto. Sì, ho fatto tante foto, le metterò su Instagram e anche sul mio profilo Facebook. Guarda lì in fondo, qui, eccole, si vedono le palle. Quelle là. Ah, è vero. La Tony Atomio. Non le chiamare palle, sembra brutto. Ma sono delle palle, cioè non. So. L'atomo, chiamiamolo l'atomo. L'atomo, sì, dai. Però le palle è più figo perché le abbiamo fatto noi. Cioè. E poi invece da quella parte c'è il nostro bello. Qui c'è questo ponte, per esempio lo zio di Francesca che soffre di vertigini. Non potrebbe essere mai capace di farlo. Quello là che si è sposato adesso. Sì. Cioè oggi di notte sono andati a New York. Ha detto che per amore della nuova moglie, cioè della moglie. Della nuova. Non ne ha mai avute altre. E ha fatto il Brooklyn Bridge. E ce l'ha fatta, ha detto, perché quello lei è l'amore vero. Però aveva troppo paura, tipo con gli occhi chiusi. Bello qua, mi piace. Sì. Senza sapere il nostro albergo è sopra questo belvedere. Diciamo. Sì, però dalla finestra non si vede niente. Sì, solo la strada. Ok, allora noi siamo a letto. Ha detto Cesar che tra un po' si mangia il latte con... Oddio, sto selfie stick. Si mangia io il latte. Ubriaca, altro che non sono ubriaca! Il latte con gli hot cross bun, quelli là, cross buns. I panini con la croce. Così si chiamano, i cross buns. C'è scritto, guarda, vai a leggere. Io lì ho preso un po' di acquisti di Primark. Fateci sapere se volete il video anche con Cesar, perché fortunatamente sono riuscita a fargli comprare cose anche a lui, yes, oggi. Perché veramente questo Primark era molto figo. Però no, non c'aveva le cose per la casa, quindi un punto in meno. Non mi è piaciuto. Però hai comprato le luci. No, non dico niente. No, però ho comprato due camicette. Di solito non mi piacciono mai i vestiti di Primark. Oggi okay. È il secondo giorno, no, che siamo qua? Sì. Pensa se partivamo oggi, c'erano casini con gli aerei perché a Roma c'è il maltempo e quindi adesso sto leggendo le notifiche di Fiumicino dell'aeroporto che ci sono i voli cancellati con ritardi. Meno male. Quindi, e qua c'è stato un sole, cioè sì, non tutto il oggi tempo. Oggi c'è stato un clima perfetto, veramente perfetto. Non faceva caldo e non faceva freddo, si stava benissimo. Se tutti i giorni fosse così in tutto il mondo sarebbe perfetto. Tutto il mondo sarebbe perfetto. No, però poi non ci sarebbe più il mare e la neve. Quindi no. Eh sì, perché se facesse sempre questo freddo io non ci andrei al mare, no? Questi sono i discorsi che Francesca quando è ubriaca fa. Quindi conoscetela un po' meglio. Sono ubriaca, che pizza! Non sono ubriaca! Sì, sì. Vuoi vedere? Guarda, reggi. Adesso mi metto con un piede. Ecco. Sì, faccio vedere che non sono ubriaca. Vediamo. È che sto sul letto. Sì, sì. Visto? Wow, mazza quanto non sei ubriaca. Hai visto? Hai visto? Ma perché sto sul letto? C'è questo canale tipo strano che non è so di musica. Fa solo musica. Stavamo sentendo musica. Sì.
Vabbè, comunque adesso edito il video, per quello che vi volevo salutare. Così ci metto all'editing di questo vlog. Che questo perché sta al 60%. Quello di ieri sta ancora al 60%, quindi anche quello di oggi lo devo mettere presto, perché sennò non sarà online neanche fino a domani. Quindi devo metterlo. E quindi buonanotte, ci vediamo domani. Tra un po' ci beviamo il latte per cena, per terminare la cena, dopo quel salame lì. E che tra l'altro mezzo salame ce lo siamo fregato, perché non ce la facevamo più a mangiare tutto quel salame, quindi l'abbiamo messo dentro un fazzoletto, me lo sono messo nella busta di Emma e anche un pezzo di pane proprio a raccattare fino all'ultimo. Era troppo buono. Il formaggio invece l'abbiamo finito, però tanto abbiamo il formaggio quello lì con i cranberries. Reggi un po' più in alto perché per entrare devo tipo stare così. Abbiamo il formaggio con i cranberries, quindi domani ci mangiamo il salame con quel formaggio e quel pane domani sera. E basta, quindi domani ci sarà il vlog di Cesar perché andiamo a Bruges e lui vuole fare il vlog. E quindi basta. Domenica probabilmente sarà di nuovo nel mio, perché domenica faremo altro shopping, perché ci manca ancora andare a Urban Outfitters. Come dice Cesar, Urban Straßfisters. Non è vero, non l'ho mai detto. Lo dico io. E quindi altro shopping. Sei contento? No. Va bene, sì. E vabbè, quindi buonanotte, ci vediamo domani. Vuoi salutare? Ciao. Ed ecco qui, siamo arrivati alle cosiddette palle, come le dico io, come le chiamo io. Beh, dovrebbe essere tipo un atomo o qualcosa del genere, no? Cesare è lì al centro della strada che fa le foto. E adesso ci avviciniamo così la vediamo meglio.